Abbiamo discusso su quello che è stato fatto in termini di rilancio delle attività produttive e di stimolo delle iniziative a favore dell'occupazione, dal bando attrattività al bando per i tirocinanti, entrambi andati bene, ma per la logica ristrettezza delle risorse chiaramente non risolutive dei problemi produttivi e occupazionali della città. Quindi abbiamo fatto un ragionamento insieme ai sindacati per andare oltre, per creare una vera svolta e su questo abbiamo ragionato. Per quanto riguarda intanto le politiche attive del lavoro, a un come dire, confronto che chiederemo nei prossimi giorni attraverso il prefetto al presidente della provincia per il rilancio della funzione, del ruolo dei centri per l'impiego, sia per quanto riguarda i servizi di collocamento dei lavoratori disoccupati, sia per quanto riguarda i servizi di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Un altro capitolo che pare in questo momento non funzionare al massimo della propria efficienza. Abbiamo poi discusso di formazione, del ruolo di APOLF, e lo abbiamo fatto all'interno di un contesto più ampio che riguarda il pacchetto di Industria 4.0. Tutti quanti al tavolo abbiamo concordato che questo deve essere l'orizzonte a cui Pavia deve tendere. E in che modo il Comune può essere proattivo? Può essere proattivo come collante di un ecosistema integrato di attori, università, polo tecnologico, parti sociali, Confindustria, insieme per mettere a confronto e in sinergia i saperi, le volontà, per riuscire a creare davvero un percorso che ci proietti nel terzo millennio anche dal punto di vista produttivo. In questo territorio ci può essere spazio per delle soluzioni tecnologiche, per delle soluzioni digitali che siano a supporto dell'impresa, a supporto della produttività e a supporto dell'occupazione. Bisogna mettersi attorno a un tavolo, realizzare dei progetti, farlo in fretta, perché questo è un treno che purtroppo non ripasserà una seconda volta e che dobbiamo cogliere tutti insieme. Se vogliamo davvero rilanciare a titolo definitivo il tessuto economico produttivo di questa realtà.